Ciao a tutti in una nuova storia dal mondo che spero vi piacerà. Parleremo oggi di un'amicizia che supera ogni cosa. Ma piuttosto che dilungarmi nell'introduzione, vi consiglio di seduraiarvi e di passare un attimo dal mio canale Twitch, dove farò dei live stream di tanto in tanto, così potremo parlare e divertirci insieme. Cominciamo! Quando una persona scompare, tante cose succedono nello stesso momento e non è una cosa che auguro a qualcuno. Nessuno dovrebbe perdere qualcuno di amato. Non nel senso di morte, ma più di scomparsa fisica. Ansia, paura, rabbia e tristezza si fondono creando un miscuglio mortale che a volte non ci permette di ragionare come si deve sulla situazione. E la famiglia Leach sfortunatamente ha passato tutto ciò. Non è un'eccezione per nessuna delle persone che subisce certe cose. I Leach erano amareggiati. Pensavano a tutto ciò che avrebbero dovuto fare prima che il loro bambino, Caden Leach, sparisse. Pensavano a tante piccolezze che chiunque di noi avrebbe in testa. Magari potevo guardare qua o là, o magari potevo tenerlo d'occhio meglio. In Italia sono migliaia i bambini che ogni anno spariscono. Alcuni dichiarati, altri no, e vale lo stesso anche per gli Stati Uniti, che è anche un posto più grande, quindi immaginate. Questi dati non rassicuravano per niente i genitori. Anzi, la maggior parte delle volte non venivano ritrovati tanto presto gli scomparsi. Queste cose rischiano a volte di marchiare per sempre una famiglia e cambiare il loro modo di vivere. Caden Leach vive con la sua a Blount County in Tennessee, Stati Uniti. Il 23 aprile era scomparso dai radar mentre giocava il pomeriggio come tutti i pomeriggi. I suoi genitori non lo controllavano così tanto. Non perché fossero inadatti a badare a un bambino, ma perché non si allontanava mai dal giardino di casa e non faceva mai niente senza chiedere permesso. Era nato imparando le cose più importanti ed educatamente. Ha solo 6 anni, ma è più maturo di tanti altri. Oltre che con gli amichetti, gli piace giocare anche con il suo cane, che non lo molla un attimo per quanto gli vuole bene. Comunque i genitori pensavano che in quel giorno fosse da qualche parte in casa. L'ultima volta che l'avevano sentito in giardino, aveva detto di voler entrare un attimo a rinfrescarsi. Ma cercandolo dappertutto, non l'hanno trovato. Un migliaio di emozioni diverse erano entrate nella testa dei genitori, che non riuscivano nemmeno a parlare per la preoccupazione e la paura. Calmandosi un attimo, avevano deciso di chiamare lo sceriffo della contea di Blount, che subito si è mosso lanciando un allarme. In poco tempo una squadra creata apposta per certe emergenze aveva cominciato a perlustrare i boschi e ogni singolo acro di terreno della città. Anche più di 100 residenti locali si erano messi alla ricerca per aiutare la famiglia. Essendo un bambino di 6 anni non era facile individuarlo. I genitori l'hanno descritto come un bambino basso, con capelli marroni e generalmente magro. Dettagli un po' vaghi, ma che potevano aiutare chi ancora non conosceva la famiglia. In quel momento indossava anche un pantalone grigio, una maglietta nera e ovviamente le sue scarpe che erano di colore rosso acceso. Bisognava trovarlo prima possibile. Non aveva nemmeno mangiato o bevuto dopo aver corso e saltato qua e là giocando. E come sappiamo, i bambini hanno bisogno di energie. L'operazione era veramente urgente e andava ritrovato prima possibile. Quasi tutti i residenti, anche quelli che non avevano avuto tempo di aiutare, erano stati allertati e avevano portato i figli dentro casa. Tutto questo con un SMS che di questi tempi è diventato uno strumento vitale. La ricerca era durata ben 22 ore. Molti non hanno nemmeno dormito e tanti hanno pranzato e cenato direttamente sul posto grazie all'aiuto di alcuni vicini che hanno cucinato per i volontari e le forze dell'ordine. Nessuno si voleva arrendere e alla fine il giorno dopo è stato finalmente ritrovato. Non era ferito e si trovava a circa 1 chilometro da casa. Sembrava stare bene. I genitori erano sollevati, lo avevano abbracciato forte e piangevano. Nonostante tutte queste persone ad aiutare, compresi i vigili del fuoco che si erano uniti più in là, il vero eroe della situazione era il cane, di nome Chula, un terrier di colore bianco e nero. Caden si era allontanato senza volerlo, andando sempre più in là e perdendosi completamente. Essendo un bambino, anche solo allontanarsi qualche metro voleva dire perdersi del tutto. Fortunatamente il suo cane è rimasto per tutto il tempo accanto, coccolandolo e scaldandolo il più possibile. Durante il ritrovamento il bambino era indebolito, ma non in una situazione critica, per fortuna. Quando alcuni poliziotti si erano avvicinati al luogo, Chula aveva cominciato ad abbaiare per cercare di attirarli verso di lui. Questo ha permesso di individuarlo prima che succedesse qualcosa di grave. Con questo concludiamo. È davvero incredibile la fedeltà degli animali. Era rimasto per tutto il tempo lì, senza muoversi, cercando di proteggerlo da tutto e tutti. Non aveva nemmeno provato a cercare del cibo e questo aveva sorpreso i poliziotti e i volontari. Chula pensava soltanto a Caden. In questa storia anche i cittadini della contea di Blount hanno dimostrato di avere un cuore gentile e di essere sempre pronti a tutto in caso di emergenza per aiutare i propri vicini. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.